Continuiamo i video del fai da te. Poiché mi sono avanzati dei pezzi di questa tenda IKEA, sono andato a Brigo e ho comprato una tenda nuova di queste termiche. Adesso la voglio montare anche qui in cucina, perché vedi, c'è la tenda oscurante che è questa, però voglio mettergli anche una tenda termica, perché qua c'è un grosso problema di trasmissione di calore, perché è di alluminio questa finestra, vedete? Allora la devo mettere sopra in alto, così devo fare due buchi su in alto e montarla, quindi tagliarla a misura, montarla e poi appendere la tenda. Andiamo a vedere le istruzioni. Allora, questi sono i pezzi che mi sono avanzati, vedete, i carrellini. Solo che di questo, per metterlo al soffitto, di questo qui, ce n'è uno solo. Vedete come funziona? Questo va messo al soffitto con uno stop, un piccolo stop. Ce ne vogliono due qui, invece io ne ho trovato uno solo, purtroppo. Questo si ficca dentro, vedete? Dopo, una volta messo dentro, va inserito in quell'altro inserto, che ce l'ho due di quello ce l'ho due, eccoli. Ce n'ho due, perché uno è questo che ho messo dentro già, e un altro è questo, perché lo metto dall'altra parte. Però mi manca questo, devo vedere come devo fare. Ok, allora vi faccio vedere. Vedete? Questo qui si mette in questo modo, è semplice semplice. Adesso l'ho ficcato, lo devo ricacciare. Scorre abbastanza agevolmente, ecco qua. Una volta messo lo stop su in alto al soffitto, si mette questo nella guida qui e si manda giù fin alla, diciamo, una distanza giusta, poi la vediamo. Si mette così, è semplice semplice, e poi si inserisce questo. Questo qui nel frattempo noi l'abbiamo inserito, vedete, in questo sistema fatto a ellisse, diciamo. Si inserisce qui. Questo intanto sta attaccato al soffitto. Allora si mette così, ecco qua, così, vedete, così. Poi quando siamo pronti si fa così, ecco qua, e va dritto così, lineare. E questo sta appeso al soffitto, vedete? E questo si chiude, così non si muove più, ecco qua. Quando tira la tenda, altrimenti potrebbe scorrere, a parte che lì non succede perché a destra e a sinistra è bloccata. Poi qua a destra e a sinistra potrei pure non metterci, perché tanto c'è il muro, sia a destra che a sinistra. Però siccome che ce l'ho, li metto questi. Sono così. Eccoli qua. Per chiudere, così pure più belli. E qui ci si aggancerebbe la tenda. Se uno non la vuole, non la vuole spostare, la agganci qui e rimane fissa. Questi qua con questi bulloncini che ti danno questi. Te ne danno 10, me ne hanno dati di questi. Ogni stecca ce ne sta uno. Quindi delle cose ce l'ho in abbondanza. E invece di qualcuno mi è. Ecco qua. Stringete e questo non si muove più, vedete? Ecco. Dall'altra parte è la stessa cosa. E poi naturalmente ci si mettono i carrellini in base a quante pieghe vogliamo far fare alla tenda. La tenda, ripeto, non è quella dell'IKEA, ma l'ho presa a Brico. I carrellini vanno messi così, eccoli. Questo si è incastrato. Semplicemente così. Eccoli qui. Un carrellino, due carrellini, vedete? Vediamo poi quando ne possiamo mettere. E a questi carrellini va agganciato questo qui. Così. Questo va agganciato così e questo va agganciato alla tenda. Questo va agganciato al carrellino. In questo modo. Che deve andarci duro, non è che può essere. Ecco qua adesso, mamma mia, ci ho messo mezz'ora. Ok, dopo questo qui ci si aggancia la tenda.
questi poi scorre così. Ma insomma è un bel brevetto, dai, è semplice. Adesso mi manca questo però a me, io non sono riuscito a trovarlo. Ho trovato solo questa bustina qui, con questo, uno solo. Vediamo un po' se riesco a trovarne un altro, ma dove però? Non lo so dove li ho messi. Non credo di averne un altro, vediamo, altrimenti rimango bloccato. Questo qui, questo piccolo attrezzo serve per tagliare... per tagliare dritto con la seghetta. Ok, allora vado a trovare quell'altro pezzo se ci riesco.